Giuseppe Terruso, un appassionato di fotografia palermitano che vive a Mantova, ha un album fotografico online e ha pubblicato alcuni scatti realizzati nei viali della cittadella universitaria di Palermo con una modella piuttosto svestita. Le foto sono finite su alcuni siti e si è scatenata la polemica tra i pro e i contro. Per i vertici dell'università quel servizio fotografico non era stato autorizzato e quindi la vicenda è stata passata all'ufficio legale. L'autore degli scatti ha replicato sostenendo che la location è stata dettata da una scelta stilistica assolutamente soggettiva. Trovo interessante l'ambiente, la struttura degli edifici ed è un luogo alquanto inusuale, almeno tra i fotografi professionisti che conosco, sostiene Terruso, che sottolinea nessun attacco o critica all'università. Ma cosa ne pensano gli studenti? Il set fotografico con nudità. Sì. Ma io non sono tanto d'accordo con questa pubblicità, nudità, eccetera, eccetera, quindi non... Io più che altro credo che l'università, non in quanto Università di Palermo, ma l'università stessa non sia il luogo più appropriato per mettere in mostra in un certo senso queste cose, o quantomeno non credo che sia corretto, moralmente corretto. Sono situazioni che secondo me mettono a disagio anche un po' la morale degli universitari, perché si tratta di cose, non sono foto, cioè, ecco, artistiche, se così vogliamo dire. L'idea dell'università come luogo di culto, luogo sacro della cultura. Già abbiamo una fama che ci precede che non è positiva, con situazioni del genere si peggiora il tutto, quindi sarebbe il caso di effettuare delle precauzioni, ecco, perché non è una cosa bella, non sono foto artistiche. C'è un luogo per fare determinate cose all'università. Casomai c'è un luogo vicino a Mondello che è più idoneo a determinate foto. Esatto. Personalmente lo ritengo inappropriato, secondo me, perché comunque all'interno di un contesto istituzionale mi sembra esagerato mostrarsi in, diciamo così, disinibiti, diciamo. Quindi, però dico, ognuno poi è libero di scegliere come vuole svolgere il proprio lavoro. Come hanno fatto entrare? Io lo sto prendendo adesso. La domenica devo chiedere il permesso. Direi per entrare, che tra le tante cose che succedono, non mi sembra la più scandalosa il fatto che usino strano, il muro di un ateneo universitario per poggiarsi un poco svestite. Io non lo trovo così. No, non lo trovo poi così scandaloso. Esatto. Secondo me c'è anche di peggio, insomma. Se è giustificata perché fotografia e arte, non trovo niente di male. Non è la prima volta che si vedono queste cose. Il comportamento sobrio qua si è perso un sacco di tempo. Tra le biblioteche, ad esempio, non servono più per studiare, ma è diventato un puttanaio, non è più un luogo di studio, infatti, di didattica. E quindi che ci sia un fotografo che porta qui delle modelle, insomma, e fa le foto è un po' quasi normale. Non è normale, insomma. No, almeno non quel tipo di foto, non è normale, però non lo so se riesco a condannarlo, ecco. Penso che non sia normale, però vabbè. Pazienza, ormai siamo abituati a tutto, vediamo in TV qualsiasi cosa, quindi non è giusto, cioè io non sono d'accordo, però... Si poteva benissimo fare in qualsiasi altra parte di Palermo, però alla fine se hanno scelto di farle qui, sarà stata una scelta artistica. Non mi piace tanto il fatto che venga utilizzato così il corpo di una donna, poi vabbè che le foto siano state scattate all'interno dell'università, boh, quello forse è opinabile o meno. È una bellissima ragazza, però non so di preciso cosa c'entra con l'università. È una trovata pubblicitaria, ben costruita, e si sfrutta queste altre per fare soldi, quindi...